Il 15 marzo del 62, il 35esimo presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, mandava un messaggio speciale al Congresso americano, un messaggio che aveva per oggetto la protezione e la tutela dei diritti dei consumatori. Questo accadeva esattamente 60 anni fa. Ed è esattamente la ragione per cui oggi qui alla Camera si celebra per la prima volta nella storia di Montecitorio la Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori. Si celebra su iniziativa della Commissione d'inchiesta per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che ho l'onore di presiedere, accompagnato dai vicepresidenti Cajata e Alemanno che sono qui seduti al tavolo con me, così come al tavolo della presidenza è presente il vice ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ha la delega al presiedere il Consiglio nazionale degli utenti e consumatori. A questo incontro sono presenti, li voglio ringraziare, i vertici delle autorità regolatorie di questo Paese che si occupano di tutela dei consumatori, gran parte delle quali sono state già ascoltate in una fase iniziale dalla Commissione. Li ringrazio per la loro presenza qui, credo che anche questo sia un dato storico significativo. Il messaggio di John Kennedy è di incredibile attualità. John Kennedy comincia il suo messaggio raccontando al Congresso americano che i consumatori sono tutti i cittadini, sono i due terzi dell'economia americana, eppure sono la parte meno organizzata e meno rappresentata. Per questo approfitto anche per salutare i rappresentanti delle associazioni dei consumatori che hanno voluto essere oggi qui con noi, perché credo che il lavoro del Parlamento, il lavoro delle associazioni, il lavoro del governo, il lavoro delle autorità debba essere un lavoro che insieme persegue degli obiettivi che in questo momento sono strategici e di rilevanza del tutto particolare. Kennedy traccia quattro punti cardinali nella tutela dei diritti dei consumatori. Il diritto alla sicurezza, essere protetti contro la commercializzazione di beni pericolosi per la salute o la vita, il diritto ad essere informati, essere protetti contro informazioni, pubblicità, etichettature o altre pratiche fraudolente, ingannevoli o grossolanamente fuorvianti e ricevere elementi necessari per fare una scelta informata. Il diritto di scegliere, assicurarsi laddove possibile l'accesso a una varietà di prodotti, servizi a prezzi competitivi e in quei settori in cui la concorrenza non è praticabile e la regolamentazione governativa è sostituita, una garanzia di qualità e servizio soddisfacenti a prezzi equi. Il diritto di essere ascoltati, essere sicuri che gli interessi dei consumatori riceveranno piena e comprensiva considerazione nella formulazione della politica del governo e un trattamento equo e rapido nei suoi tribunali amministrativi. Questi quattro punti cardinali che John Kennedy individua diventano la base del consumerismo moderno e occidentale. Di qui l'attenzione del Parlamento a questo tema, di qui permettetemi anche un ringraziamento particolare, speciale al Presidente Fico che ha voluto essere presente a questo incontro così importante di celebrazione voluto dalla Commissione. Perché proprio questo tema in un momento come momento così particolare deve essere al centro di uno sforzo collegiale. Io credo che la macchina della tutela dei diritti dei consumatori in questo momento debba procedere con i motori al massimo, perché se è vero che tutti i cittadini sono consumatori e che le soluzioni migliori per i consumatori nel medio e nel lungo periodo vengono fuori dalla buona politica, da una politica nazionale ed europea capace di avere visione sulle scelte strategiche, geopolitiche, sulle scelte che riguardano
la politica energetica, l'autonomia, la diversificazione energetica o ancora la politica industriale, la politica monetaria. Ecco, se tutto questo è vero da un lato, dall'altro c'è però un lavoro costante e quotidiano che in parte voi responsabili, vertici delle autorità, siete venuti a raccontarci, realizzate quotidianamente, che oggi non può in nessun caso permettersi di abbassare la guardia. Lo dico più chiaramente con un esempio. È possibile che il governo riesca ad affrontare, calmierando, abbattendo le accise, attraverso una politica di acquisto europea, il prezzo dei carburanti? Ma è impensabile che si possa anche solo immaginare che in un momento come questo, nella singola pompa di benzina, ci sia l'erogatore taroccato, perché non possiamo permetterci di far sprecare un euro ai nostri consumatori, non possiamo permetterci di far sprecare un euro ai nostri cittadini. Questa è la guardia che io credo debba essere mantenuta alta, e credo che questa attenzione che il Parlamento ha voluto riservare a questo tema, non soltanto istituendo la commissione che ho l'onore di presiedere, che per la prima volta si è insediata a Montecitorio a dicembre di quest'anno, che lavora proprio in questo palazzo e che ha di fronte a sé poco meno di un anno di attività, all'interno del quale cercherà di fare il massimo, di ottenere il massimo risultato con un tempo, come dire, circoscritto. Non solo se opereremo bene, l'augurio che questa commissione, chiunque ci sarà nel prossimo Parlamento, possa essere ricostituita, ma l'idea che abbiamo voluto consegnare al Parlamento, a Montecitorio, depositando una proposta sottoscritta da tutti i gruppi che appartengono alla Commissione, di istituire la giornata nazionale per la tutela, per la difesa dei diritti dei consumatori italiani, in modo da poter ricordare e far presente ai cittadini quali sono i loro diritti, perché troppo spesso, seppur nella attività quotidiana infaticabile di tanti enti, di tante attività, di tante associazioni, di tante autorità, spesso manca la consapevolezza del diritto, che rischia di rimanere a volte soltanto un diritto sulla carta. Il cittadino che prende il treno e che subisce un ritardo vede violato un suo diritto, ma non sa magari quanto può chiedere di rimborso in base alla proporzione del ritardo che viene svolto. Ecco, noi dobbiamo fare in modo di dare consapevolezza al cittadino dei suoi diritti, specie in un momento come questo. Per cui per questo l'istituzione della giornata, per questo la necessità di realizzare un percorso di consapevolezza e di consumo responsabile. In questo, e mi permetto un ultimo ringraziamento, ringrazio per l'attenzione e per la presenza alla stampa che è voluta essere qui oggi e che in parte ci segue dallo streaming che la Camera dei Deputati ha voluto permetterci di utilizzare in questa sede, perché è anche grazie alla stampa che i cittadini possono maturare e rinforzare la consapevolezza dei loro diritti e delle loro prerogative. Un ultimo ringraziamento voglio farlo al personale della Camera che ci segue in questa attività, che ci ha permesso anche oggi di essere qui in una delle sale, credo, più belle, più storiche di Montecitorio, che tra l'altro in un palazzo che ospita il lavoro delle commissioni bicamerali, per cui dove ci sono presidenti di Commissione della Camera e presidenti di Commissione del Senato, in un Parlamento in cui questo palazzo rappresenta forse l'emblema della collaborazione delle due Camere. Noi siamo una commissione d'inchiesta monocamerale, ma a prescindere da questo crediamo che l'attività parlamentare debba tenere conto, e questo è un elemento, diciamo, di ascolto che abbiamo voluto mettere a disposizione delle stesse autorità che sono venute da noi, delle esigenze, delle richieste anche sul piano legislativo, che le autorità e tutti coloro che in prima linea combattono ogni giorno per difendere i diritti dei consumatori hanno voluto mettere in campo e hanno voluto segnalarci. Per cui noi siamo qui per ascoltarvi, per ascoltare, per lavorare con i mezzi che abbiamo per cercare di fare il massimo in questo momento così difficile per la tutela dei consumatori. Buon lavoro a tutti, grazie di essere qui e lascio con gioia la parola al Presidente della Camera, Roberto Fico. Grazie.
Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Saluto il Presidente Baldelli, che ringrazio molto per l'invito ad introdurre l'iniziativa odierna, e tutti i colleghi componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Saluto i presidenti e gli altri rappresentanti delle autorità indipendenti che sono qui presenti. Una tutela sempre più effettiva dei diritti dei consumatori è una condizione fondamentale per garantire il funzionamento equo del sistema economico e giuridico. Essi sono infatti un potente presidio contro le condotte scorrette e gli abusi degli operatori del mercato e in generale contro le ingiustizie e le asimmetrie che possono svilupparsi nel sistema economico e sociale. I diritti dei consumatori, per loro natura, non hanno di fatto soltanto carattere individuale, ma anche e soprattutto carattere collettivo. Gli strumenti giuridici internazionali, europei e nazionali hanno riconosciuto progressivamente in capo ai consumatori non soltanto il diritto al risarcimento dei danni, ma anche quello all'aggiornamento, alla formazione, all'ascolto, alla promozione dell'associazionismo libero, alla rappresentanza dei propri interessi, come pure a vedere soddisfatti i bisogni primari e alla conservazione dell'ambiente. In questo modo, dando dignità di diritti soggettivi a quelli che un tempo erano considerati meri interessi collettivi o diffusi. Si tutela dunque non soltanto la persona come individuo, ma anche come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità e quindi della comunità di riferimento. Ed è questa considerazione che ci riconduce ad un ulteriore importante significato della giornata che celebriamo oggi, la stretta relazione tra le scelte di consumo, oltre che di produzione, e la definizione del modello di società, di paese e direi di mondo in cui vogliamo vivere. I diritti riconosciuti ai consumatori sono e devono essere sempre più non soltanto un volano per il corretto funzionamento del mercato, ma anche lo strumento per rendere ciascun cittadino realmente in grado di esercitare le proprie scelte di consumo, avendo piena consapevolezza del relativo impatto ambientale, economico e sociale. Un passo importante in questa direzione è stato operato con l'Agenda per i consumatori 2020-2025, adottata dalla Commissione europea. Essa infatti prevede misure specifiche relative al rapporto tra consumo e sviluppo sostenibile, tra cui una maggiore diffusione degli strumenti di etichettatura ambientale già esistenti, come quella energetica e il marchio Ecolabel UE e il contrasto del cosiddetto greenwashing. Mi avvio alla conclusione con l'auspicio che ciascuna istituzione contribuisca al rafforzamento nelle varie direzioni che ho richiamato dei diritti dei consumatori. Per portare su, per parte sua, la Camera ha istituito nello scorso novembre, come sapete, la Commissione d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti presieduta dal collega Baldelli. La Commissione ha un ampio mandato che le consentirà, ne sono certo, di proporre alla Camera tutti gli interventi necessari ed opportuni da adottare in questa fase finale della legislatura. Concludo con una considerazione sul tema molto dibattuto e sentito per tutti, quello del caro carburanti. Serve una vigilanza attenta degli organismi competenti sui rincari di questi giorni. Sarebbero inaccettabili speculazioni sulla pelle dei cittadini e delle imprese. Le Camere, che hanno già avuto modo di esaminare la questione anche in relazione alla crisi ucraina, devono mantenere alta l'attenzione attraverso tutti gli strumenti di cui dispongono. Chiudo dicendo anche che noi viviamo senza dubbio oggi nella società dei consumi e siamo tutti consumatori, però oggi oltre ad essere consumatori noi siamo anche il prodotto, soprattutto quando parliamo oggi di rete, quando parliamo di Facebook, di Twitter, di Instagram, di tutti i social. Quello che noi siamo oggi non siamo i consumatori di quei social, ma siamo il prodotto, per dirne una che magari è la cosa più possiamo dire chiara e semplice. Oggi se noi abbiamo la possibilità di usufruire di piattaforme in forma gratuita, se tu usufruisci di qualcosa in forma gratuita, il vero prodotto siamo noi. E il prodotto siamo noi con tutte le nostre abitudini, con tutta la nostra profilazione, con tutto quello che avviene
durante il giorno su quelle piattaforme veniamo profilati e quei dati che un giorno per tante società valevano tutto, oggi noi li regaliamo e li mettiamo al centro. Quindi noi allo stesso tempo siamo consumatori e siamo prodotto. Quindi come auspicio, secondo me bisognerebbe molto lavorare in questo senso, perché il futuro oggi è anche all'interno dei big data, e quindi anche anticipare le mosse dei consumatori a seconda delle loro abitudini, che siamo diventati prodotti e gliele abbiamo regalati noi. Quindi auspico anche un'attenzione proprio su queste tematiche, perché sono, credo, fondamentali anche per poter tutelarci come consumatori in modo sempre più attento e migliore a qualsiasi livello consumiamo o diventiamo prodotti. E quindi concludevo con questo, e vi ringrazio per l'attenzione. Vi dico che devo andare via, perché oggi la giornata è veramente piena di impegni, ma ci tenevo ad esserci, quindi grazie. Grazie di cuore. Ancora grazie al Presidente Fico, che oggi è una giornata davvero densa di impegni e che, come dicevo prima, è riuscito ad abbinare quelle che sono le doti strutturali che sono connaturate al suo incarico di terza Camera, cioè quella della terzietà e dell'onniscienza, che fanno parte di tutte le presidenze delle Camere, anche quella dell'ubiquità, perché grazie, diciamo, alla sua sensibilità su questo tema è riuscito a essere qui quasi contemporaneamente a un altro evento, per cui un doppio ringraziamento speciale per questo. Allora, proseguiamo i nostri lavori secondo l'ordine prestabilito. Io ho anche una richiesta di anticipazione dell'ordine, se ve ne sono altre in ragione di impegni istituzionali vi prego di farmele avere, altrimenti il primo degli interventi che noi abbiamo previsto è quello di Giovanni Calabrò, direttore generale dell'autorità garante per la concorrenza e mercato. Prego, dottor Calabrò, se vuole accomodarsi qui. Grazie Presidente. Come sapete, l'autorità garante della concorrenza e del mercato ancora non è stata audita in commissione, per cui il mio intervento sarà particolarmente breve e di saluto. Porto anche il saluto del Presidente Rustichelli, che non ha potuto partecipare ai lavori di questa importante giornata e che ovviamente ci segue comunque a distanza. Allora, recentemente, mi sembra la settimana scorsa, non più tardi la settimana scorsa, ho accompagnato la nostra capo di gabinetto in commissione banche, e devo dire che questa è la prima volta che vedo, no, i rappresentanti di tutte le autorità riunite, quindi sicuramente un grande successo per questa giornata mondiale del consumatore, diritti del consumatore. In commissione banche quello che è emerso in estrema sintesi è che c'è stato un caso importante sulla commercializzazione di diamanti, su cui ovviamente non torno, in cui però si è realizzata la massima collaborazione tra le autorità coinvolte, Consob, Banca d'Italia, Antitrust. Ora, le domande venivano poste, qualche volta mi stupivano, perché ci si stupiva di questa collaborazione. Ora, questo esempio, questa giornata, questo incontro, questo discutere insieme ognuno nell'ambito delle proprie competenze di tematiche dei diritti dei consumatori, ci porta alla realtà. E il modello che attualmente è in vigore in Italia, come introdotto dal Codice del Consumo, come novellato dal Governo Monti, ci porta a una collaborazione necessitata e fondamentale tra le autorità. Questo per evitare il rischio che si è corso qualche volta in passato di qualche eccesso di zelo da parte della nostra autorità, di altre autorità. Ora non interessa, lasciamo al giudice amministrativo nazionale e qualche volta al giudice comunitario, no, l'ultima decisione in materia. Quello che è fondamentale è, in questo difficile distinguo, no, tra quella che può essere una mera violazione della regolazione e invece una pratica commerciale scorretta, capire chi è chiamato a fare cosa.
Poi però chi ci ascolta non si deve stupire se interviene solo chi è chiamato a fare cosa, quindi non possiamo chiedere che intervengano tre soggetti istituzionali quando la competenza è di uno solo, chiunque egli sia. Quindi noi abbiamo assistito a fasi alterne, no, nel diritto dei consumatori, in cui anche le associazioni dei consumatori, che hanno un ruolo fondamentale, non solo perché sono i nostri principali stakeholder, almeno per noi autorità antitrust, e credo che nel tempo lo siano diventati anche per le altre autorità, ma perché selezionano le segnalazioni, le argomentano, fanno un'attività corretta di lobby presso di noi, quindi hanno un ruolo veramente attivo nello stimolarci. Qualche volta avete visto su tematiche di attualità, sui giornali anticipano pure quello che faranno nei giorni successivi, talvolta ci stimolano anche iniziative che non rientrano nelle nostre competenze, o lato consumatore o lato istituzioni in generale, però hanno un ruolo fondamentale. In questa logica è molto importante che le autorità, oltre a questa occasione di incontro, per cui ringraziamo il Presidente Valdelli, abbiano l'opportunità, come hanno di fatto, di scambiarsi informazioni preventivamente, come previsto, diciamo, dalla normativa, di attuare i protocolli di intesa che hanno e soprattutto i tavoli di lavoro, perché solo dal lavoro quotidiano sulle segnalazioni, stabilendo chi fa cosa, che si evita da un lato il rischio di una duplicazione degli interventi, oggi molto più teorico che reale, più che bis in idem c'è il rischio che qualcuno in qualche settore non si riesca a intervenire perché nessuno è competente, e per i miracoli ci stiamo tutti attrezzando, e al tempo stesso invece realizzare una maggiore collaborazione tra noi. Questo nel mondo ordinario. Nell'online tutto cambia. Tutto cambia nel senso che gli interventi richiesti spesso sono immediati, è stato citato dal Presidente Fico il caso dei social media, noi abbiamo fatto i primi casi WhatsApp, Facebook, relativi non solo a pratiche commerciali scorrette, ma cito anche al tema delle condizioni generali di contratto, delle clausole vessatorie, su cui proprio recentemente il Parlamento con la legge europea ci ha conferito anche un potere sanzionatorio che prima non avevamo sulle clausole vessatorie. Quindi è chiaro che l'armamentario si va via via rafforzando, noi abbiamo, come sapete, penetranti poteri, oltre che istruttori, ispettivi, anche sanzionatori. Nel corso dell'anno speriamo, con il recepimento della direttiva Omnibus, che venga rafforzato il potere sanzionatorio, che ora ha un tetto, un massimale di 5 milioni di euro per infrazione, che forse non è un deterrente per i grandi player internazionali. Se verrà portato al 4% probabilmente diventerà un deterrente maggiore. Ma quello che è importante, ripeto, è cercare di agire tempestivamente rispondendo alle varie segnalazioni in tempo reale. Come facciamo questo quotidianamente? Noi abbiamo una sorta di mini task force composta da me e dai responsabili delle direzioni e quotidianamente esaminiamo le segnalazioni, cercando appunto di classificarle, eccetera. Ora ci sono dei sistemi molto più sofisticati, anche l'intelligenza artificiale, che altre autorità stanno seguendo, vedremo anche noi se dotarci anche di questi strumenti, ma quello che è fondamentale è cercare di dare una risposta in tempi stretti, in tempi adeguati. Talvolta, cito, non so, sulle case, sull'obsolescenza programmata, casi Facebook, WhatsApp, i casi nei pagamenti, diciamo, che hanno riguardato un po' tutti i principali attori, ecco, cercando di interpretare al massimo la normativa e spingendoci anche su terreni non esplorati in precedenza, né da noi né da altri. A questo proposito qualcuno ha obiettato, ma voi fate questo con gli strumenti di tutela del consumatore e non con gli strumenti di tutela della concorrenza, perché il test è diverso, ci sono ragioni economiche, giuridiche, eccetera. Ora, recenti interventi dell'autorità, anche lato concorrenza, hanno smentito che fosse una scelta di comodo, ma indubbiamente il lato del consumatore si è spinto un po' oltre ed è stato anche a livello europeo, diciamo, un benchmark. Recentemente il commissario giustizia e consumatori Reinders, quando è venuto in Italia, ha ricordato che gli interventi dell'autorità sono stati particolarmente significativi. Quindi io, diciamo, farei solo un cenno, perché penso che i tempi siano molto stretti, ai nuovi poteri che sono appunto appena entrati in vigore, quindi dovremmo tutti esercitare, non sono poteri dell'autorità ma delle autorità, penso al mystery shopping, al tracciamento dei flussi finanziari e all'oscuramento dei siti.
quest'ultimo potere peraltro è già in vigore da quasi 2 anni ed è stato esercitato da noi e dalla Consob e da altre autorità mirabilmente, solo per dire che in un contesto in cui vengono rafforzati i poteri dovranno ulteriormente essere rafforzate anche le procedure, e noi faremo uno sforzo in questo senso, e forse mi permetto di dire, qui anticipando un tema che magari verrà trattato nella sede competente, anche gli organici, perché indubbiamente con 30-40 persone noi, non so quanti ne hanno le altre dedicate, è difficile dare sempre una risposta tempestiva a tutti, come auspicato soprattutto dall'Associazione dei Consumatori. Grazie. Grazie, dottor Calabrò. Maria Antonietta Scopelliti, segretario generale della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa. Prego. Nel frattempo saluto i commissari De Lorenzo, Lombardo, Prestipino e Zanella che sono seduti con noi, ci hanno raggiunto. Buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito e concordo con Giovanni Calabrò su, diciamo, l'eccezionalità di aver riunito tutte le autorità per un problema così importante. Cercherò di inserirmi un po' nello stimolo anche che ha lanciato il Presidente Fico con il consumatore prodotto, diciamo, e quindi le nuove situazioni in cui i consumatori oggi si trovano. Questa giornata è molto importante, ci ricorda infatti che è necessario garantire continuità e tutela dei diritti del consumatore, soprattutto di fronte a cambiamenti non sempre prevedibili nella loro rilevanza e pervasività. La digitalizzazione dell'economia, la pandemia e l'instabilità dello scenario internazionale ci stanno richiamando a riflessioni nuove. Non sempre, infatti, le regole esistenti riescono a intercettare i nuovi bisogni di tutela. Quando i cambiamenti si dimostrano diffusi e pericolosi per i cittadini, è necessario intervenire con urgenza. Nel settore finanziario, l'investitore è esposto sempre più spesso a rischi nuovi, che possono comportare facilmente anche la perdita totale dei risparmi investiti. E ciò è particolarmente grave per un bene protetto dalla Costituzione per la sua importanza sociale e collettiva. Il sistema finanziario in generale è molto regolamentato e ha un architrave di tutela basata sulla trasparenza delle informazioni e sulla correttezza dei comportamenti. Il sistema è però connotato da un grado di complessità crescente. La disponibilità di informazioni e la presenza di regole tradizionali per alcune categorie di operatori potrebbero non essere sufficienti ad assicurare una tutela effettiva, completa e granulare delle fasce più deboli. Oltre ad alcuni contratti tipici già molto sofisticati, pensiamo ai derivati, oggi si moltiplicano prodotti e occasioni di investimento legati solo al mondo digitale, per i quali non si rintraccia alcun legame con il mondo reale. Si pensi alle opere d'arte digitali, cosiddette non fungible token, NFT, o gettoni non replicabili. In questo mondo i rischi sono sempre più alti, i valori sono infatti estremamente volatili, i prezzi sono opachi e manipolabili, non vi sono tutele legali, le informazioni diffuse sono spesso poco intellegibili, l'assenza di commissioni di intermediazione può rivelarsi un'illusione, si è esposti a rischi di pirateria informatica e di discontinuità operativa, l'attività di investimento assume spesso i connotati di un'attività ludica, si moltiplica l'uso spregiudicato dei social per convincere i consumatori. In altre parole, il digitale sta cambiando i prodotti, gli operatori e i modi con cui si decide di investire. Molti prodotti sono di difficile riconducibilità alle categorie esistenti e per questo la Commissione europea sta elaborando una nuova tassonomia ad hoc con il regolamento MiCA. È un tentativo ambizioso e pragmatico che va apprezzato, anche se non è completamente risolutivo. Gli operatori sono entità nuove, sono talmente tecnologici che operano su basi extraterritoriali e spesso non sono soggetti ad alcun sistema di regole e di vigilanza.
Benvengano quindi le iniziative per avviare i censimenti del fenomeno, come la recente introduzione in Italia di un obbligo di registrazione degli operatori in criptovalute ai fini antiriciclaggio. Nei comportamenti degli investitori vi sono grandi differenze generazionali. I più giovani, nativi digitali, non sono sempre più avveduti perché si rivelano troppo inclini ad apprezzare il carattere apparentemente ludico e in alcuni casi anche condito di retorica politica di alcuni schemi offerti nel mondo della finanza digitale. La stessa pubblicità nel mondo digitale diventa più astuta, assume forme subdole e aggressive proprio perché sfrutta l'attitudine al gioco e all'immediatezza di chi è abituato a vivere e a decidere con la velocità di un tocco sullo schermo. Si moltiplicano poi testimonial, anche influencer nel gergo dei social, che in campo finanziario diffondono informazioni parziali e non corrette, rendendo di moda quel mondo distante rappresentato dai luoghi tradizionali della finanza. I nostri figli e nipoti sanno poco di azioni e di obbligazioni, ma hanno certo sentito parlare di Bitcoin e di Ethereum. Gli sviluppi della tecnologia possono tuttavia anche aiutare a contrastare i pericoli al pari di quanto contribuiscono a moltiplicarli. Una grande innovazione nei poteri Consob, che è già stata richiamata in precedenza, è stata la possibilità di chiedere direttamente al fornitore delle connessioni web l'oscuramento di siti dove si realizzano attività finanziarie abusive. Questo potere si è rivelato ben più pregnante del lungo intervento ex post con l'avvio di procedimenti amministrativi contro gli abusivismi finanziari. I procedimenti molto spesso si impantanano nelle difficoltà di notifica a soggetti con sedi in paradisi fiscali o con identità del tutto fittizie. D'altro lato, nel mondo digitale si possono applicare con facilità anche nuovi strumenti di indagine che sfruttano l'intelligenza artificiale e gli algoritmi e che possono far moltiplicare le azioni di difesa anticipata dei consumatori. E su questo la Consob sta lavorando con nuovi progetti che coinvolgono le migliori università italiane e con grandi investimenti nella formazione del personale. La Consob sta sostenendo l'efficacia degli interventi diretti sui siti e sulla pubblicità che contengono. Penso che all'audizione il Presidente Savona abbia già espresso questo auspicio. Abbiamo proposto di valutare la possibilità, esplorata in altre giurisdizioni, di vietare del tutto la pubblicità di alcuni prodotti di per sé inadatti a un consumatore investitore non professionale. Abbiamo anche chiesto l'attribuzione del potere di chiedere oscuramenti di singole pagine o banner pubblicitari che appaiono mentre navighiamo in rete. A ciò si aggiunge il tema che non si può non citare per la sua importanza dell'alfabetizzazione finanziaria e digitale dei cittadini. In quest'ultimo campo purtroppo l'Italia è agli ultimi posti in Europa. È significativo che nel PNRR sia stato previsto uno stanziamento notevole di circa 7 miliardi legato proprio al fattore umano nel processo di digitalizzazione, che ci auguriamo possa colmare più velocemente possibile il divario di cui soffre la popolazione italiana in tutte le fasce d'età. La scuola sarà una sede importante per realizzare progetti educativi e non sarebbe inopportuno introdurre l'alfabetizzazione finanziaria e digitale nei programmi scolastici con lo stanziamento di risorse adeguate. Dovrebbe aumentare, anche grazie agli investimenti previsti, la disponibilità di talenti per combattere i rischi del digitale. Le istituzioni di controllo e vigilanza, in generale le amministrazioni pubbliche, ne hanno molto bisogno e faticano per diversi motivi e vincoli a reclutare esperti. Una rinnovata collaborazione tra istituzioni, enti di ricerca e associazioni dei consumatori è quindi assolutamente necessaria. La Consob collabora da molti anni con le associazioni dei consumatori rappresentate dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Tra i risultati più significativi di questa collaborazione, oltre a diverse iniziative di educazione finanziaria, vi è senz'altro l'istituzione dell'arbitro per le controversie finanziarie nel 2017. C'è soddisfazione per i risultati raggiunti dall'arbitro, che rappresenta uno strumento utile per la deflazione del contenzioso giudiziario, e nel quinquennio 2017-21
sono pervenuti quasi 9.000 ricorsi con richieste risarcitorie che sfiorano il 500 milioni di euro. Il 2021 ha visto il record dei risarcimenti ai risparmiatori, quasi 36 milioni di euro, e cresce anche il tasso di accoglimento. Concludo con un pensiero: la tutela degli investitori richiede sforzi complessi e collettivi che ci costringono ad agire su piani diversificati e per il cui riconoscimento l'attenzione dimostrata dal Parlamento anche con l'iniziativa di oggi rappresenta un segnale molto importante. Grazie dell'attenzione. La ringrazio, dottoressa Scopelliti. Laura Aria, commissario dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Grazie Presidente, intanto porto i saluti del Presidente e la sorella che oggi aveva un ulteriore impegno, non ha potuto partecipare, ma che è già stato audito da questa Commissione e quindi ha portato il punto di vista dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nella tutela dei consumatori. I quattro diritti che lei ha citato, declinati dal Presidente Kennedy: la sicurezza dei prodotti, la completa informazione, la libera scelta e l'ascolto dei consumatori, sono ancora i diritti fondamentali su cui poggia la nostra attività. E devo dire che il legislatore del 1997, quando ha istituito l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'ha istituita in maniera molto lungimirante, perché gli ha assegnato funzioni convergenti in tutti i settori delle comunicazioni, radiotelevisioni, comunicazioni elettroniche, cui poi si è aggiunto anche il settore postale, e quindi oltre a questo modello convergente che poi è stato copiato, che ci consente quindi di regolamentare i mercati anche nella loro evoluzione tecnologica e nella multimedialità, ci ha assegnato anche funzioni, una vasta cassetta degli attrezzi, dalle funzioni di regolazione a quelle di vigilanza, a quelle sanzionatorie, alla risoluzione delle controversie. La nostra autorità ha questo strumento della regolazione, che è lo strumento principe per poter declinare i principi fondamentali di tutela dei consumatori, che sono quelli di derivazione europea. La nostra normativa è essenzialmente di derivazione europea. E diciamo gli obiettivi fondamentali sono quelli di assicurare a tutti i cittadini l'accesso ad un servizio universale che si deve evolvere negli anni con l'evoluzione della tecnologia, garantire agli utenti un alto livello di protezione nei rapporti con gli operatori, nella consapevolezza che in questo rapporto c'è una parte debole, il consumatore, rispetto all'operatore, che deve essere quindi molto più tutelata, perché è una parte debole verso una parte forte, e da qui anche tutta la normativa sul diritto di recesso, sulla trasparenza tariffaria, proprio perché bisogna assicurare alla parte debole una tutela rafforzata. E poi le speciali tutele a favore di determinate categorie di utenti, che se no rischierebbero l'esclusione sociale, come in specie i disabili. E infine la procedura di risoluzione delle controversie, che la nostra governance in materia di tutela dei consumatori ha dei livelli a vari livelli, perché noi abbiamo istituito nel 2006 una direzione specifica per la tutela dei consumatori, che fa quindi attività settoriale nei settori di nostra competenza. Però poi condividiamo la tutela dei consumatori anche con una rete a livello territoriale attraverso i Corecom. I Corecom sono le nostre sentinelle sul territorio. Credo che noi siamo una delle poche autorità, forse l'unica, che ha una rete territoriale che abbiamo ereditato in qualche modo da precedenti normative del settore radiotelevisivo. E quindi i Corecom sono le nostre sentinelle sul territorio. Il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie ha consentito di deflazionare un contenzioso che era
enorme nel campo delle, appunto, degli abbonamenti di telecomunicazioni, e nello stesso tempo a fornire una tutela immediata, gratuita e di facile utilizzo all'utente consumatore. E oggi noi abbiamo rafforzato questa funzione di risoluzione extragiudiziale delle controversie anche attraverso una piattaforma telematica che si chiama Concilia Web, che appunto è forse la prima e l'unica piattaforma telematica di questo tipo che esiste in Italia e che consente un accesso gratuito ai consumatori, una immediatezza nella risposta. Considerate che nel primo anno di applicazione noi abbiamo avuto risultati quali il 62% delle domande risarcitorie si è già risolta in sede di conciliazione, senza neanche poi arrivare, quindi nel primo tentativo, senza neanche poi arrivare alla risoluzione della controversia, che invece poi viene demandata all'autorità e ai CORE, come se non si raggiunge, cioè, il tentativo di conciliazione. La nostra attività futura è soprattutto preordinata all'economia digitale, la digitalizzazione. Raccogliamo quindi l'invito del Presidente Fico, che ha detto appunto che la tutela del consumatore deve sempre di più essere esercitata a fronte delle nuove tecnologie. E quindi la nostra attività adesso si rivolge anche attraverso nuove attribuzioni di competenze che ci sono state affidate a livello europeo anche ai servizi di streaming a pagamento. Ricordiamo che le autorità di regolazione sono nate dalla liberalizzazione dei servizi pubblici essenziali, quindi alla base ci deve essere comunque il riconoscimento di una essenzialità e di una utilità sociale del servizio. Ebbene, abbiamo avuto il caso della piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti sportivi in esclusiva su tutte le piattaforme, e questo ci ha portato a interrogarci su una nuova modalità di poter, diciamo, declinare la nostra azione a tutela dei consumatori, perché le intermediazioni nei servizi digitali sono molto più complesse che quando avevamo soltanto la televisione in chiaro o anche la televisione a pagamento via satellite, che però erano comunque dei fenomeni molto, molto ben conosciuti. E qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo intanto imposto dei parametri di qualità dell'offerta che non c'erano. Abbiamo anche voluto capire le responsabilità nel contratto dell'operatore, del distributore del servizio degli eventi sportivi da quella del fornitore della connettività, perché c'era un rimpallo di responsabilità tra i due. E quello che noi abbiamo voluto introdurre è una cosa nuova, cioè l'utente non solo deve avere trasparenza delle informazioni, ma deve avere anche qualità, quindi una quality experience. Quindi l'utente potrà essere in grado tra pochissimo di controllare la qualità della distribuzione che gli deriva dallo streaming, e potrà capire se quindi lui stesso sarà in grado di capire in pochissimo tempo, in pochi momenti, se il problema deriva dal distributore dei canali degli eventi sportivi o dal fornitore della collettività. Potrà fare la controversia davanti all'autorità per chiedere l'indennizzo, e lo potrà fare in maniera molto semplice attraverso la piattaforma telematica che noi abbiamo creato. Quindi stiamo cercando di mettere a fattor comune strumenti digitali, conoscenze digitali di questo nuovo mondo, per poter sempre di più, e questo per esempio anche nel 5G, ecco, il 5G è una tecnologia che non è solo un upgrade della velocità del telefonino, quindi non è un semplice passaggio dal 4G a una forma più evoluta, ma è proprio un cambio di paradigma, perché abilita tutta una serie di servizi della società dell'informazione, e quindi il consumatore, forse la tutela del consumatore a questo punto deve essere anche volta a informarlo, a fargli conoscere le nuove tecnologie, quindi all'alfabetizzazione digitale. È uno dei compiti che il nuovo testo unico dei servizi audiovisivi e multimediali ci ha dato diciamo, e che condividiamo con il MISE. Una tutela quindi che si deve sempre più uniformare a quello che è lo sviluppo tecnologico,
e quindi l'esigenza di sentire, di ascoltare i consumatori, perché poi è da loro che ci deriva anche la conoscenza di certi fenomeni. Noi quindi apprezziamo moltissimo l'istituzione di questa commissione, così come pure l'istituzione presso l'autorità del Comitato Nazionale degli Utenti. Sono tutte forme di governance che ci consentono di esercitare al meglio le nostre attività. Grazie. Nicola Zaccheo, presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ringrazio questa Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e sugli utenti e degli utenti e di suo Presidente, appunto l'Onorevole Baldelli, per aver organizzato questo evento celebrativo in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori, di cui quest'anno ricorre il 60° anniversario, e per avermi invitato a rappresentare le posizioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, che ho l'onore di presiedere, sul tema della tutela dei consumatori e degli utenti nel comparto dei servizi di trasporto. Dal celebre messaggio del Presidente Kennedy, già più volte precedentemente ricordato al Congresso degli Stati Uniti d'America del 1962, dal quale trae ispirazione l'istituzione di questa giornata, si poneva l'attenzione ai diritti per la tutela dei consumatori, sui quali si riteneva fondamentale l'azione delle istituzioni per consentire un equilibrato sviluppo del mercato mondiale del consumo su larga scala, allora in via di esponenziale affermazione. Oltre all'essenziale diritto alla sicurezza, erano richiamati, come precedentemente già ricordato, anche il diritto di essere informati, il diritto alla scelta, il diritto ad essere ascoltati. L'istituzione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, avvenuta in forza dell'articolo 37 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 numero 201, ha determinato nel suo settore, per i profili di sua competenza, un'attività di regolazione che segue idealmente proprio la direttrice tracciata in quel messaggio, attraverso una sempre maggiore intensificazione degli strumenti posti proprio a garanzia di quei diritti nell'ambito dei vari segmenti del trasporto. A seguito della legge istitutiva, l'ART è stata designato organismo nazionale responsabile dell'applicazione dei regolamenti europei, National Enforcement Body, in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, via mare per vie navigabili interne e con autobus. In assenza di adeguati livelli di qualità dei servizi offerti alla collettività, risulterebbe compromesso il diritto alla mobilità, diritto quest'ultimo a valenza costituzionale, la cui tutela, a conferma della sua rilevanza, è espressamente menzionata tra gli obiettivi primari della legge istitutiva dell'ART. A questo riguardo ricordo in particolare che tra le finalità della regolazione propria dell'autorità vi è il potere dovere di garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie all'infrastruttura di trasporto, anche al fine di assicurare il contenimento dei costi per gli utenti in relazione alla mobilità dei passeggeri, nonché la definizione del contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti del gestore dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, basandosi sul presupposto che l'utente passeggero è la parte contraente debole del rapporto e, come tale, esige dall'ordinamento una tutela dedicata. Dalla lettura esegetica delle disposizioni appena richiamate si evince come il tema del diritto alla mobilità, nelle sue varie declinazioni, strettamente connesso alla tutela di utenti e consumatori, è posto dalla legge istitutiva sullo stesso piano delle politiche concorrenziali, in linea con quanto disposto dal legislatore europeo, la cui attenzione verso un sistema di tutele per consumatori e utenti è in stretta correlazione con la progressiva attuazione delle politiche di apertura dei mercati. Del resto, i processi di progressiva liberalizzazione dei servizi di trasporto esigono un'adeguata regolazione da parte di un'autorità indipendente, qual è l'ART, per evitare che l'apertura dei mercati finisca per ingenerare distorsioni, spingendo le imprese ad attuare politiche industriali volte a massimizzare i margini di profitto a scapito della qualità dei servizi offerti all'utenza. Allo stesso tempo, l'obiettivo di assicurare livelli essenziali di qualità nei servizi di trasporto produce un ulteriore risultato virtuoso, determinando un incentivo all'utilizzo dei trasporti pubblici da parte di un numero sempre maggiore di utenti, con inevitabili benefici per l'ambiente,
che ha assunto un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo europee e nazionali. Proprio in considerazione di quanto detto, le scelte dell'autorità sono state indirizzate sin da subito alla creazione di apposite articolazioni organizzative volte ad assicurare un'efficace tutela degli utenti e dei consumatori. Inoltre, mi preme sottolineare che l'ART, in tutte le attività a tutela dei diritti e a garanzia della mobilità, ha sempre posto grande attenzione alla definizione di specifiche misure a favore delle persone con disabilità o mobilità ridotta. L'attività dell'autorità in favore del diritto alla mobilità si è estrinsecata in primo luogo nell'istituzione di uno specifico ufficio preposto alla trattazione dei reclami presentati da passeggeri dei servizi del trasporto ferroviario, marittimo e su gomma, e più recentemente dalla costituzione di un ufficio deputato espressamente alla regolazione e definizione del contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti, anche di natura risarcitoria, che gli stessi possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. Regolazione che ha, tra l'altro, un'incidenza diretta sulle condizioni generali di trasporto e sulle carte dei servizi predisposte dalle imprese di settore. Proprio in questo ambito, l'ART sta provvedendo, attraverso la propria attività di regolazione, ad ampliare le garanzie previste dai regolamenti europei a tutela dei passeggeri nei diversi ambiti, ovvero alla declinazione del loro contenuto. Il più recente atto di regolazione in materia che voglio ricordare, oggetto della delibera ART numero 28 del 2021, riguarda il trattamento dei reclami presentati ai sensi dei regolamenti concernenti, rispettivamente, i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario e con autobus. Tale atto è semplificativo in quanto frutto di un'analisi delle segnalazioni pervenute all'autorità direttamente dagli utenti, nonché dall'attività di monitoraggio svolta dagli uffici. L'autorità ha già rafforzato gli obblighi delle imprese in caso di presentazione di reclami, incidendo in particolare sulle prassi miranti a deludere gli adempimenti e la rimozione dei disservizi, con la finalità di tutelare quel diritto ad essere ascoltati che ho ricordato inizialmente. Tale atto di regolazione si affianca alla delibera numero 83 del 2019 che definisce il contenuto minimo dei diritti per gli utenti di servizio di trasporto via mare per vie navigabili interne, sempre con riguardo al trattamento dei reclami nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali. Infine, colgo l'occasione per comunicare che l'autorità, a fine proprio di integrare il quadro normativo delle tutele in favore di utenti e consumatori, avvierà prossimamente una indagine conoscitiva sul contenuto degli specifici diritti degli utenti autostradali, propedeutica all'avvio di un procedimento volto a definire specifiche misure regolatorie sul tema. La tutela degli utenti in questo ambito è stata promossa finora per via indiretta attraverso le misure che hanno strutturato i sistemi tariffari propri del settore sull'efficienza delle gestioni e sulla qualità dei servizi. L'esperienza maturata dall'autorità negli anni scorsi ha evidenziato carenze conoscitive da parte dei passeggeri che sono spesso all'oscuro dei propri diritti, come ricordava il Presidente poc'anzi, così come anche disciplinati a livello europeo. Proprio nell'ottica dell'essenzialità del diritto ad essere informati e in particolare della conoscenza dei propri diritti quale presupposto per il loro esercizio, l'ART nel corso del 2021 ha avviato la sua prima campagna di comunicazione istituzionale in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha visto la messa in onda di spot TV e radiofonici sui canali radiotelevisivi della RAI con l'obiettivo di informare i cittadini per la prima volta di maniera diretta sui loro diritti quando viaggiano in treno, autobus e nave, promuovendo al contempo il ruolo che l'autorità di regolazione dei trasporti svolge nella tutela degli stessi in qualità di organismo responsabile della corretta applicazione dei regolamenti europei. Con lo stesso obiettivo sono stati predisposti, oltre allo spot TV e radio, dei video tutorial fruibili sui canali social ed istituzionali delle autorità che forniscono informazioni dettagliate e istruzioni affinché i cittadini possano meglio attivarsi in modo semplice e rapido per la tutela dei propri diritti. Proprio nell'ottica di una sempre maggiore attenzione al consumatore, che passa anche attraverso la semplificazione dei procedimenti, desidero evidenziare l'importanza dell'introduzione all'interno del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, della facoltà per l'autorità di avvalersi di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie,
tra operatori economici e utenti o consumatori, consentendo così all'ART, al pari di altre autorità indipendenti, di dotarsi di procedure che si sono dimostrate particolarmente efficaci nel garantire un'effettiva tutela dei consumatori. Il sistema di tutela degli utenti presenta tuttavia lacune e criticità che ho rimarcato anche durante l'audizione presso questa commissione. Mi riferisco in particolare all'inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio attualmente vigente con riferimento ad alcune violazioni dei diritti degli utenti disciplinate dai regolamenti europei. In questi casi l'irrisorietà dell'entità delle sanzioni, del tutto inadeguate se rapportate al fatturato medio delle imprese operanti nel mercato, determina infatti una inefficienza generale del sistema, facendo venir meno l'efficacia dissuasiva e deterrente del regime sanzionatorio, che dovrebbe essere superata attraverso un appropriato intervento legislativo. Guardando infine all'evoluzione del modo dei trasporti, dobbiamo tenere presente che i servizi di mobilità sono attualmente oggetto di grandi trasformazioni, agevolate dalle tecnologie digitali e dalla connettività, che consentono forme innovative di prenotazione e di condivisione dei servizi fino a pochi anni fa sconosciute. E l'uso della tecnologia ha portato alla diffusione di servizi accessori, come quelli relativi alle informazioni sul traffico e sulla sosta. Tutto ciò favorisce l'integrazione dei servizi di trasporto, si pensi ad esempio alla Mobility as a Service, che implica l'integrazione di diversi servizi pubblici e privati coordinati e accessibili all'utente attraverso il proprio smartphone. Queste nuove tipologie di servizi presuppongono l'esistenza di piattaforme digitali, la digitalizzazione delle funzioni, come la vendita di titoli di viaggio e di sistemi di controllo e la fornitura di informazioni in tempo reale. Il mercato sta pertanto evolvendo verso lo sviluppo di piattaforme che integrano i servizi di trasporto, offrendo ai consumatori una più agile programmazione del viaggio, resa possibile dalle diverse combinazioni offerte. È evidente come l'integrazione modale tariffaria porrà nuove sfide all'autorità, anche sotto il profilo della prefigurazione di nuove forme di tutela integrata degli utenti, conseguenti alle mutate modalità di offerta dei servizi. Ricollegandomi a quanto ricordato inizialmente sui diritti che in questa giornata si celebrano, l'attività futura dell'autorità nei nuovi ambiti si sostanzierà prevalentemente nel continuare a garantire quel diritto alla scelta da parte degli utenti, anche in un mondo in cui il moltiplicarsi delle possibilità offerte dall'evoluzione tecnologica deve tradursi non in uno svantaggio, ma in un'opportunità per i consumatori. Concludo il mio intervento sottolineando che la tutela dei diritti degli utenti e dei passeggeri, il cui rafforzamento, come da me illustrato in precedenti occasioni, costituisce uno degli obiettivi strategici di questa consiliatura, sarà sempre centrale nelle attività dell'autorità. Grazie. La ringrazio, Presidente Zaccheo. Do ora la parola a Luigi Federico Signorini, Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. Prego. Molte grazie Presidente, signori Vicepresidenti, signor Vice Ministro. Sono molto contento di partecipare a questo evento celebrativo della Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori e di farlo, come ha ricordato adesso il Presidente, a mia doppia veste di Direttore Generale Banca d'Italia e di Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sull'Assicurazione. Due entità distinte che operano però in ambiti contigui, anche sotto il profilo delle esigenze di tutela dei cittadini che utilizzano i prodotti e servizi finanziari di vario tipo. La Banca d'Italia sono affidate, come tutti sanno, funzioni di tutela nell'ambito dei servizi bancari e il pagamento, all'IVAS nel comparto assicurativo. Le sinergie presenti tra questi ambiti hanno condotto negli ultimi anni a frequenti azioni coordinate nell'esercizio della vigilanza, con l'attuazione di interventi congiunti per risolvere problemi di carattere trasversale, e non è mancata, come ha ricordato poco fa il direttore Canabro, in alcune occasioni importanti la collaborazione e il coordinamento con la GCM e con la Consob. La tutela del consumatore è in generale un compito impegnativo, richiede l'uso di più strumenti. Lo scenario di riferimento mutua di continuo, la comparsa di nuovi prodotti, nuovi operatori, nuove modalità di vendita o anche nuove forme di pubblicità richiede interventi rapidi, talvolta innovazioni sostanziali negli stessi strumenti della tutela. Vi ha insistito a braccio poco fa il Presidente della Camera e non c'è bisogno di entrare su alcune delle forme che queste nuove esigenze stanno assumendo. Tutte queste considerazioni sono particolarmente rilevanti quando si parla di prodotti e servizi finanziari assicurativi, sia
perché si tratta di ambiti in cui le capacità di autotutela del consumatore sono frenate da un'accentuata presenza di asimmetrie informative, le cosiddette bias cognitivi, sia perché gli effetti di decisioni errate possono produrre conseguenze a lungo termine, sia infine perché talvolta il cambiamento delle caratteristiche dei prodotti, delle modalità con cui vengono offerti è particolarmente rapido, come è stato ricordato poco fa dalla dottoressa Scopelliti. Fino a una generazione fa, o poco più, alcune decisioni finanziarie, cambiare banche ad esempio, programmare un piano assicurativo, immaginare un piano pensionistico per sé o per i figli, investire o disinvestire il risparmio confrontando rischi e rendimenti, non erano probabilmente tra le decisioni più ricorrenti nella vita quotidiana della maggior parte della popolazione. Oggi non è più così. Queste decisioni, peraltro, che sono ricorrenti, richiedono conoscenze minime di natura economica, giuridica, tecnologica, che il consumatore di servizi finanziari, cioè tutti noi, come del resto ci indicano le indagini sull'alfabetizzazione finanziaria assicurativa, non sempre possiede. I consumatori sono esposti a un rischio di esclusione finanziaria o al rischio di essere vittima di comportamenti scorretti. La complessità con cui le decisioni finanziarie vengono percepite da molti può a volte anche rendere difficile per il consumatore non solo riconoscere i propri diritti, e se ne è parlato anche con riferimento ad altri campi, ma anche disincentivarlo dall'attivare tempestivamente gli strumenti disponibili per farli valere. Occorre quindi non solo emanare norme a protezione del consumatore, ma anche mettere questi nella condizione migliore per servirsene. Ad esempio, le norme che impongono la trasparenza di vari tipi di tassi di interesse non servono poi molto a quei consumatori, non pochi secondo le indagini, che non si orientano sul concetto stesso di tasso di interesse. Per questo io ripeto ogni volta che l'educazione finanziaria è un elemento essenziale della difesa del consumatore, anche al di là dei quattro diritti di Kennedy. Le norme di tutela sono importanti, ma è altrettanto importante che si forniscano all'utente gli strumenti necessari per sfruttarle consapevolmente. Poco meno di 2 anni fa la Banca d'Italia ha introdotto un'importante riforma organizzativa istituendo una struttura dedicata alla tutela della clientela e all'educazione finanziaria e attribuendo ad essa il rango di dipartimento, cioè al pari delle altre funzioni istituzionali. Completando un processo avviato agli inizi degli anni 2000, sono state potenziate e rese più integrate 4 funzioni, valorizzando le sinergie: regolamentazione, supervisione e controllo sugli intermediari, tutela individuale dei clienti, che offre canali di ascolto e sistemi per la risoluzione delle controversie, qui rileva l'arbitro bancario e finanziario, esperienza positiva ormai consolidata, e l'educazione finanziaria. Ed è importante, tra l'altro, in tutto questo il ruolo delle nostre filiali sul territorio. La stessa integrazione e ricerca di sinergie è presente da tempo anche nell'organizzazione e nell'azione dell'IVAS. Negli ultimi anni, in coerenza con l'obiettivo strategico di rafforzare ancora l'azione di tutela dei clienti dei servizi assicurativi, si è intensificato il raccordo tra il servizio di tutela individuale del consumatore e il servizio di supervisione delle condotte di mercato. La prevista istituzione dell'arbitro assicurativo completerà questo processo. Esempi concreti di come questi diversi strumenti possano interagire sono emersi, tra l'altro, nella prima fase dell'emergenza sanitaria. In quei mesi la Banca d'Italia collaborò con le istituzioni governative per la definizione e il monitoraggio delle iniziative di sostegno all'economia e alle famiglie. E a tale attività ha corrisposto, sul fronte della tutela individuale, l'attivazione di un canale di ascolto continuo dedicato a rilevare eventuali difficoltà nell'accesso alle misure di sostegno. Le segnalazioni pervenute, unitamente a quelle indirizzate alla Commissione d'inchiesta e poi inoltrate alla banca, ci hanno consentito di cogliere spunti per interventi migliorativi sulle disposizioni, di sollecitare le banche a dare risposte concrete ai clienti, di definire i contenuti di iniziative di educazione finanziaria mirate. Sia in Banca d'Italia sia all'IVAS, un'ormai consolidata esperienza fa emergere il ruolo che le segnalazioni dei cittadini, l'attività delle associazioni di consumatori con cui il rapporto è costante, il ricorso al servizio di arbitrato e in generale il contenzioso con la clientela svolgono come input per l'attività di controllo e di orientamento per la pianificazione delle iniziative di vigilanza. In altre parole, l'importanza del diritto all'ascolto di Kennedy. I reclami dei consumatori, ma anche
per esempio il servizio di contact center che l'IVAS da tempo assicura, sono mezzi potenti per seguire l'evoluzione del mercato, per scovarne le fragilità e debolezze, per individuare quelle aree di malcontento che necessitano non solo a volte la trattazione di singoli casi, ma appunto a volte anche di interventi strutturali. Per esempio nel 2021 il contact center dell'IVAS ha ricevuto in media 180 telefonate al giorno e oltre a essere uno strumento di immediato supporto per assicurati o danneggiati, rileva fenomeni patologici o ricorrenti come le truffe attraverso siti falsi che ingannano i clienti con messaggi menzogneri, anche se purtroppo verosimili, producendo, oltre al danno economico del pagamento di una polizza inesistente, la mancanza della copertura assicurativa con le relative severe sanzioni. La contiguità tra la funzione normativa e quella di controllo consente poi di rendere vive le norme, di cogliere con prontezza gli eventuali problemi interpretativi e applicativi, di individuare le esigenze di intervento alla luce dell'evoluzione del mercato. Uno strumento che in Banca d'Italia abbiamo utilizzato negli ultimi anni e si è dimostrato particolarmente efficace è la pubblicazione di orientamenti che forniscono elementi interpretativi delle norme, chiariscono le aspettative a vigilanza, indicano le buone prassi rilevate sul mercato. Pur non avendo valore regolamentare, gli orientamenti forniscono indicazioni sui comportamenti e le prassi che l'autorità considera conformi alle norme. Mi avvio a concludere e segnalo alcune iniziative di potenziamento già previste. L'arbitro assicurativo, una volta completata la cornice normativa ministeriale in cui collocare il nostro intervento regolamentare, si affiancherà agli analoghi organismi nel settore bancario e finanziario, completando l'insieme di strumenti di risoluzione stragiudiziale. Sia l'IVAS e la Banca d'Italia hanno avviato iniziative per lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale, almeno le fasi iniziali, la valutazione degli esposti e dei ricorsi per rendere più efficiente il processo. Mystery Shopping, strumento molto usato sino ad ora dalle associazioni consumatori, ma nuovo per le autorità di vigilanza, è stato oggetto di sperimentazione in ambito assicurativo e contiamo di metterlo presto a regime, e anche la Banca d'Italia sta conducendo approfondimenti per poter utilizzare questo strumento. Per quanto riguarda l'educazione finanziaria e assicurativa, ricordo che la Banca d'Italia ha una lunga tradizione in merito in collaborazione con le scuole e con molte istituzioni. Sia Banca d'Italia sia IVAS sono inoltre membri del Comitato per la programmazione e coordinamento delle attività di educazione finanziaria, fin dalla sua costituzione, e abbiamo sempre sottolineato la necessità di inserire l'educazione finanziaria nei programmi curricolari della scuola, fin dai primi anni, e siamo lieti che si stia finalmente andando in questa direzione. Vorrei concludere con un messaggio rivolto a tutti gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Le norme di legge e i criteri di vigilanza in materia di tutela del cliente sono oggi una cornice robusta entro la quale gli intermediari sono chiamati a operare. La sensibilità rispetto a questi temi è sicuramente cresciuta nel corso degli anni, la compliance oggi è presa seriamente, ma occorre che questa sensibilità cresca ancora. Gli esposti, le ispezioni, l'attività di vigilanza non di rado mettono tuttora in evidenza lacune da colmare. I nostri interventi di natura orientativa, anche se non costituiscono norme rigide, indicano comportamenti necessari per costruire rapporti corretti con la clientela. La loro applicazione rileva per il giudizio complessivo la vigilanza. Banca d'Italia e IVAS non esitano ovviamente ad applicare le norme e a comminare sanzioni quando necessario. Tuttavia è anche bene ricordare che la fiducia del pubblico, che le norme sulla correttezza e la trasparenza aiutano a consolidare, è un ingrediente imprescindibile dello sviluppo di un intermediario e un presidio fondamentale di stabilità. Grazie. Grazie, direttore. Do adesso la parola al Vice Ministro dello Sviluppo Economico e Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti e Consumatori, che per un impegno sopraggiunto ci ha chiesto la possibilità di anticipare e volentieri gliela diamo. No, davvero grazie. Grazie Presidente, io chiedo scusa ai presidenti Pasquale Stanzione e a Stefano Beseghini se scavalco, devo ritornare velocemente al Ministero e di conseguenza comunque mi riservo di ascoltare poi da in remoto il loro intervento, anche proprio per con particolare interesse. Grazie al Presidente Baldelli, un modo per ringraziare anche il Presidente della Camera, Fico, che ha voluto partecipare a questi lavori,
e naturalmente un saluto particolare a tutti i colleghi parlamentari, membri della Commissione, coloro che partecipano e poi a ciascuna delle associazioni dei consumatori presenti e in collegamento naturalmente, e attraverso di loro anche il saluto ai consumatori italiani, agli italiani. Sono onorato quindi di prendere parte a questa celebrazione, quindi celebrazione odierna, con questo mio breve intervento in qualità sì di membro del governo, ma di presidente del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, e partendo proprio dalle considerazioni che il presidente Baldelli ha svolto proprio in ragione di contribuire a tracciare quello che può essere, che è verso il futuro, quello che è il futuro, fissando quelle che sono le priorità del sistema di tutela del consumatore, partendo proprio da quella dichiarazione dei 60 anni or sono di John Fitzgerald Kennedy, con quei principi citati, e ricordando come da quello nacque il primo passaggio, il primo accostamento di consapevolezza tra salute dell'economia, e la salute dell'economia è strettamente legata alla protezione, alla tutela dei consumatori. È un qualcosa che non si separa. Infatti questi temi sono stati poi ripresi anche in ambito delle Nazioni Unite con le linee guida di protezione dei consumatori, che sono arrivate poi 23 anni dopo all'intervento di John Fitzgerald Kennedy nell'Assemblea Generale dell'ONU, e che aggiungeva quelli che erano stati i temi tracciati nell'intervento al Congresso americano: il diritto a vedere soddisfatti i bisogni primari, il diritto al risarcimento, tema rilevante trattato già negli interventi che mi hanno preceduto, il diritto all'aggiornamento e alla formazione al consumo, che è rilevante nei tempi in cui stiamo vivendo e proprio anche con richiamo alla tecnologia, il diritto alla conservazione dell'ambiente, tema di piena attualità perché parliamo di transizione ecologica, parliamo di CO2, parliamo di un dovere collettivo di intervento, e poi il diritto di rappresentanza in una democrazia che significa di rappresentanza dei diversi interessi politici che possiamo portare. Questo concetto, peraltro, questi concetti sono stati cristallizzati nell'ambito del nostro codice di consumo, quindi nel 2005, 17 anni or sono, e quindi è proprio lungo questa linea ideale che approda e si gioca gran parte del nostro ruolo per accompagnare quello che è il futuro del consumerismo a livello nazionale. Noi abbiamo bisogno di una rappresentanza forte, seria, collaborativa. Le istituzioni, il governo, ma le varie istituzioni, i vari livelli istituzionali hanno davvero bisogno di confrontarsi con chi percepisce direttamente a livello più ordinario e naturalmente porta l'interpretazione dei molteplici interessi diffusi dei cittadini consumatori, dei cittadini utenti. Quindi io credo che questo momento, in questo breve saluto, voglio dire che è importante viaggiare spediti insieme, condividere le forme di rappresentanza, portarci alle forme di rappresentanza più idonee, e nel portarci alle forme di rappresentanza più idonee, anche con l'attivazione del nuovo CNCU, io credo che si debba anche lavorare tutti insieme per superare la frammentazione nell'ambito dell'associazione dei consumatori. Superare la frammentazione significa creare strutture più forti, creare strutture che hanno una maggiore
di tutela dalla burocrazia, perché sovente i nostri percorsi burocratici vanno a danno dei consumatori. Parliamo di tutele anche da scelte politiche. Meglio mi esprimo. Tutela da scelta politica, stiamo discutendo a livello europeo di etichettature. L'etichetta nella moderna economia è uno dei sistemi per rappresentare il prodotto. Nel bombardamento di notizie che abbiamo si sintetizza e il consumatore è portato a sintetizzare con riferimento all'etichetta. Noi, lo Stato italiano, questo governo si sta opponendo a livello in ambito europeo al modello francese del Nutri-Score. Nutri-Score che è un meccanismo che dovrebbe mettere il semaforo sulle etichette, ma che misura il semaforo con algoritmi un po' particolari, perché naturalmente spostando il peso degli algoritmi, e non è la stessa cosa il mandar giù di colpo 100 grammi di olio, non so chi, o 100 grammi di pane, c'è una grande differenza, ma se viene misurato così come in questo momento stava prendendo forma a livello europeo il Nutri-Score, rischia di essere non la tutela del consumatore, ma la tutela di alcuni grandi produttori a livello globale, la tutela di alcuni interessi di mercato, la tutela di alcune aziende, grandi aziende, che producono e distribuiscono. Ecco, tutela del consumatore significa anche, quindi, in questo caso, tutelarsi da alcune scelte politiche. In questo caso ho preso ad esempio la scelta politica a livello europeo, ma è anche il dovere che abbiamo, che hanno le associazioni consumeristiche nel portare l'istanza, che abbiamo noi, in questo caso mi spoglio dal ruolo di governo, mi metto nel ruolo di parlamentare, nel valutare sempre attentamente quelle che sono le istanze che come portatori legittimi di interessi diffusi portiamo nell'ambito del Parlamento, nell'ambito delle norme. Quando pensiamo di fare un intervento, valutando, senza fare ciò che mi viene in mente adesso un paragone, quello dei sofisti greci, no? Facevano l'esempio su un fronte e l'esempio totalmente opposto, come insegnavano nel diritto alcuni professori universitari, dicendo: per provare la norma del diritto prova il caso estremo da una parte e il caso estremo dall'altra, se funziona. Ecco, noi dobbiamo anche noi, su istanza delle associazioni consumeristiche, e questo che per questo devono essere forti e devono avere una voce forte in capitolo, arrivare a porci queste questioni, questi problemi, un po' come il problema, io poi me lo ascolto, che pongo come domanda al Presidente Arera, perché che sicuramente ci spiegherà se davvero gli algoritmi di Arera, che tengono al fine di determinare il prezzo, lo pongo in senso positivo, ma so che ci sta lavorando in questi giorni, anzi in queste ore, io vado perché ho anche una riunione sull'energia, anzi che è già cominciata alle 11:30, non sono sfasate, dovuta a situazioni non certamente imputabili a noi, ma probabilmente in questo momento non sono sfasate rispetto a cosa dovrebbero essere, rispetto all'obiettivo che avevano quando sono state determinate. Io credo che questo sia un po' la nostra funzione, una funzione di tutti, non è una funzione di un singolo, ma noi dobbiamo assolutamente fare in modo che le regole siano attuali, le regole possono essere giuste quando si fanno, ma qualche giorno dopo non essere più quelle corrette, e quindi bisogna anche avere il coraggio di dire ogni tanto: ci siamo sbagliati. Tante volte le associazioni consumeriste presentano un tema e dici: sì, forse qui, forse su tutto questo mi sono sbagliato. Quindi non posso che apprezzare molto l'iniziativa che la Commissione ha portato avanti con l'incontro di oggi, ma anche dirmi decisamente d'accordo e favorevole alla sua istituzionalizzazione, perché credo che sia
un momento anche importante, non solo di confronto, ma di messaggio nei confronti del Paese, nei confronti dei cittadini, consumatori e utenti. Grazie e chiedo ancora scusa a tutti voi e ai due relatori che voglio ascoltarmi, per tutti e due. Grazie. Grazie Vice Ministro. Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali. Ringrazio il Presidente Baldelli per l'invito a questa giornata celebrativa che esprime la consapevolezza della sinergia e della interrelazione profonde tra protezione dei dati e tutela dei consumatori. Entrambe infatti sottendono una comune istanza riequilibratrice rispetto alle asimmetrie e alle distorsioni determinate da un contesto socio-economico così profondamente mutato dalle nuove tecnologie. L'emersione delle nuove esigenze di tutela che le categorie giuridiche tradizionali faticano a soddisfare dimostrano l'urgenza di una rivisitazione delle forme di protezione del contraente debole. Emblematico in tal senso è il fenomeno del telemarketing, sul quale più complessa è stata la ricerca di un equilibrio giuridicamente e socialmente sostenibile tra libertà di iniziativa economica e riservatezza individuale, in stretta sinergia con la tutela del consumatore. La disciplina interna ha infatti mutato assetto anche notevolmente negli ultimi 13 anni, passando dal sistema dell'opt-in a quello meno garantista per il consumatore dell'opt-out e infine introducendo garanzie più puntuali anche sotto il profilo del riparto delle responsabilità con la legge numero 5 del 2018. E tuttavia il sistema nel suo complesso non riesce ancora a contrastare del tutto il telemarketing selvaggio, che resta un fenomeno endemico e, come dire, non soltanto per diffusione, ma anche per radicamento nelle strutture economico e sociali, non soltanto italiane. Esso è il prodotto di cause diverse, di ordine sia economico, normativo, strutturale, sovrastrutturale, essendo profondamente connaturato al sistema capitalistico attuale in cui la pubblicità diviene sempre meno generalista e sempre più selettiva, individuale e come tale fortemente intrusiva. La recrudescenza di questo fenomeno è connessa tra l'altro alla formazione di un sistema articolato di subappalti e subforniture che rendono la filiera lungo cui si snoda questa attività sempre più ramificata e difficile da ricostruire. La difficoltà è acuita dalla delocalizzazione di segmenti importanti di questa catena aziendale in paesi esteri, anche extraeuropei, nonché dall'utilizzo di numerazioni chiamanti oscurate o comunque abusive perché non incluse nell'apposito registro. Il telemarketing è spesso la spia di un più complesso sistema di illegalità che fa capo ad aziende che, oltre a violare la privacy dei consumatori, ledono le garanzie basilari di ordine lavoristico. Proprio per le numerose implicazioni connesse a questo fenomeno e per la stessa rilevanza penale che il telemarketing può avere a certe condizioni, il Garante ha condiviso in più di un caso le proprie risultanze con la magistratura inquirente.
Il fenomeno pervasivo e strutturale non si deve però considerare ineliminabile. Esso anzi va contrastato perché determina turbamenti anche significativi nella vita privata, soprattutto dei soggetti più fragili, come gli anziani, in danno dei quali può risolversi addirittura nei casi peggiori in vere e proprie truffe. E per altro verso questo fenomeno altera profondamente la fisiologica dinamica del mercato, favorendo imprese sleali a scapito di quelle più corrette. Anche per questo il Garante assegna una valenza strategica al contrasto del telemarketing illecito come fenomeno endemico da eradicare nella sua intera articolazione composta da una filiera complessa di teleseller, spesso abusivi, e da varie aziende partner. Più volte si è fatto ricorso alla cooperazione con le altre autorità coinvolte, e in particolare con quella albanese, essendo lì delocalizzati molti call center. Proprio la rilevanza delle sanzioni previste dal 2018 con il GDPR, fino al 4% del fatturato annuo, e di recente irrogate nei confronti dei grandi operatori, potrebbe avere un effetto deterrente e determinare progressivamente l'affievolimento di questo fenomeno odioso. Una difesa importante per i cittadini verrà dalla estensione, in attesa di applicazione dopo l'approvazione del regolamento, del registro delle opposizioni alle utenze mobili, oltre a quelle riservate, così da coprire buona parte del fenomeno oggi più invasivo, le chiamate promozionali e funzionali a ricerca di mercato dovranno essere inoltre effettuate con una numerazione univoca, distinta da un codice che sarà dunque riconoscibile per gli utenti o, in alternativa, da utenze richiamabili proprio per potervisi opporre. E l'iscrizione avrà effetto revocatorio dei consensi precedentemente espressi anche per le chiamate automatizzate. Ma diverse e importanti sono ancora le domande di tutela, la cui soddisfazione esige interventi più organici e trasversali. Le piattaforme stanno assumendo oggi un ruolo sempre più determinante nelle dinamiche intersoggettive, economiche, persino politiche, assurgendo a veri e propri poteri privati, scevri, tuttavia, da un adeguato statuto di responsabilità. Il consumatore, insomma, si trova a fronteggiare congiunture e rapporti del tutto inediti in un contesto caratterizzato dall'assenza di un mercato di riferimento nel senso tradizionale del termine, in cui il prezzo del servizio e quindi anche la principale fonte di profitto e di potere sono i dati. Dalla dissimulazione delle pratiche commerciali scorrette in illeciti privacy, quali informative decettive, presentazione come gratuiti di servizi remunerati invece mediante la licenza d'uso dei dati, dalla personalizzazione dell'offerta e dalla segmentazione del mercato, rese possibili dalla profilazione algoritmica del consumatore, dalla pubblicità targettizzata e dalle conseguenti discriminazioni di prezzo che mettono in crisi la nozione stessa di consumatore medio su cui si fonda l'applicabilità delle pratiche commerciali scorrette. Dalla sovrapposizione delle figure di professionista e consumatore che, tradizionalmente contrapposte nella disciplina consumeristica, sembrano invece in parte convergere nel nuovo tipo soggettivo del prosumer o consumatore, con il connesso interrogativo sulla eventuale configurabilità di doveri di comportamento in capo
al privato che decida di offrire un bene o servizio in via non professionale certamente, ma comunque neanche occasionale. In questa fattispecie la disparità di potere negoziale che connota tradizionalmente il rapporto di consumo cede il passo a un rapporto tra pari che come tale priva tuttavia l'utente delle garanzie altrimenti accordate al consumatore. Le proposte della Commissione europea sul Digital Service Act e il Digital Markets Act si muovono nella direzione del doveroso adeguamento delle tutele del consumatore ad una realtà così peculiare. Ma di là dai singoli aspetti, le così profonde innovazioni determinate dal digitale anche nei rapporti commerciali esigono nuove e diverse istanze di tutela, buona parte delle quali trova nella privacy il determinatore comune. Sul piano preventivo, infatti, emerge come ineludibile, anzitutto, la garanzia della libertà cognitiva dell'utente consumatore, che io chiamerei anche persona consumatore, quale diritto di non subire il potere pervasivo di condizionamento del micro-targeting volto a potenziare la capacità persuasiva della pubblicità, adattando il messaggio alle inclinazioni desunte dalla profilazione algoritmica. La disciplina europea fa della privacy comportamentale presupposto necessario per il contrasto del micro-targeting invasivo, un punto qualificante della sua strategia per impedire che i dati disseminati in rete dagli utenti siano sfruttati a fine, in particolare ma non solo, commerciale. L'autodeterminazione effettiva e dunque anche la reale consapevolezza delle implicazioni di ogni nostro assenso è del resto determinante anche rispetto, l'avete sentito, all'Internet of Things, IoT, e dunque all'utilizzo sempre più frequente di oggetti connessi. Per un verso, infatti, rispetto ai rischi di esfiltrazione, di accesso indebito, di hackeraggio dei dispositivi, sono essenziali le tutele preventive accordate dalla disciplina privacy, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e di privacy by design, by default. Per altro verso, tuttavia, il maggiore argine rispetto al rischio di un uso secondario dei dati è proprio il consenso, strumento importante di autodeterminazione informativa con cui il consumatore è lui a definire il perimetro del trattamento, vietando ex ante forme di indebito sfruttamento dei propri dati. E mi avvio a concludere. Per questo il Garante insiste da tempo sulla educazione digitale. Oggi abbiamo sentite le varie plaidoie, come dire, alla educazione finanziaria, all'educazione di tutti questi nostri interlocutori. E allora una più netta presa di coscienza del valore dei propri dati è del resto l'unico effettivo baluardo contro il rischio della monetizzazione della privacy, che rappresenta oggi la vera questione democratica nel governo della rete. Da un lato, infatti, la economia delle piattaforme ha reso prassi ordinaria lo schema negoziale servizi contro dati. Dall'altro, tuttavia, a mettere la remunerazione, o meglio la possibilità della remunerazione del consenso, rischia di condurre ad una vera e propria monetizzazione della libertà. Sul piano remediale, un impulso importante al rafforzamento delle garanzie dei consumatori può venire dalle tutele collettive. Queste forme di tutela ben potrebbero rappresentare un efficace
deterrente avverso violazioni massive di dati personali realizzate su larga scala, promuovendo una effettiva convergenza fra tutele consumeristiche e rimedi privacy. Ecco dunque che la direzione della massimizzazione delle tutele e della convergenza dei rimedi della privacy e di quelli consumeristici può rappresentare, secondo me, la chiave di volta per adeguare il diritto e le sue liturgie alla complessità della realtà di oggi, contesa tra esigenza di sviluppo economico, potenza della tecnica e, non è poco, dignità della persona. Grazie dell'attenzione. Grazie, professor Stanzione. Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente. Beh, intanto buongiorno e grazie davvero di questo invito, grazie al Presidente Baldelli, naturalmente anche al Vice Ministro per le parole di saluto che ha avuto. Credo anch'io sia una giornata importante, interessante avere tutti qui assieme oggi a riflettere su temi che sono, se possibile, sempre di grande importanza, oggigiorno ancora più rilevanti. E naturalmente uno fa un po' fatica a sfuggire alle molte sollecitazioni che i colleghi hanno portato anche in termini di stimolo alla riflessione, poi magari alla fine cerco di tornarci rapidamente. Lasciatemi soltanto ricordare, cercando di fare una panoramica molto veloce, quanto ARERA, come autorità che ha visto crescere i propri ambiti di competenza nel corso degli anni, partendo storicamente, come è noto, dal tema energetico, per poi assommare la regolazione del settore idrico e molto recentemente quella del settore dei rifiuti, si trova oggi in una situazione particolarmente centrale rispetto alle esigenze dei consumatori, perché una quantità rilevante dei servizi che noi tutti usiamo quotidianamente si trova nell'ambito della regolazione, e l'attenzione alla difesa, alla tutela dei consumatori è un'attenzione che c'è sempre stata fin dall'atto costitutivo di ARERA, ma naturalmente si è rinforzata anche alla luce della complessità e della diversità dei settori con cui ci si deve confrontare. Quello che emerge è come i due pilastri sostanzialmente proattivo e reattivo con cui possiamo reagire alle sollecitazioni che i consumatori ricevono da ARERA sono presidiati in maniera molto, molto ampia. Da una parte c'è un'attenzione costante a avere la capacità di intercettare le esigenze informative del consumatore, è emerso in molti dei contributi che abbiamo ascoltato, e questo è veramente un elemento centrale. Nel quadro strategico dell'autorità, peraltro recentemente ridefinito per l'ultimo quadriennio di questo collegio 22-25, la centralità del consumatore è rimasto come primo obiettivo del quadro strategico, è rimasta questa figura del consumatore consapevole, poi ahimè gli aggettivi sono sempre infelici perché non colgono tutte le sfaccettature, le sfumature che è importante sostenere, ma attenzione a non immaginare che tutto il carico informativo sia a carico del consumatore. Naturalmente noi tutti supportiamo l'idea di promuovere la capacità finanziaria, la capacità rispetto al tema della privacy, la capacità rispetto ai temi energetici, idrici, dei rifiuti, del consumatore, ma il consumatore vive, non studia le necessità dei settori, e quindi identificare correttamente il bilanciamento tra le necessarie dotazioni informative chiare, trasparenti e accessibili di cui il consumatore deve poter avere utilizzo, e al tempo stesso la capacità di garantire
qualità dei servizi, capacità degli operatori, mercati flessibili e competitivi, sono il bilanciamento che immagino dobbiamo costantemente perseguire. I temi, diciamo così, informativi in autorità vengono intercettati molto dallo sportello unico per il consumatore, che ormai è diventato un riferimento, direi, stabile e consolidato per quanto riguarda tutti gli elementi di approfondimento di singoli temi. Però voglio richiamare due strumenti magari meno noti, ma su cui si sta facendo un grandissimo lavoro, che è quello dei portali. Esistono in particolare due portali: uno è il portale per il confronto delle offerte nel settore elettrico e gas, e l'altro quello cosiddetto portale consumi. Sono due elementi informativi molto potenti, perché danno al consumatore la possibilità di interpretare, di essere informato in maniera corretta sulle offerte che il mercato è in grado di esprimere, portale offerte, ma al tempo stesso di avere una coscienza del proprio comportamento in termini di consumi. E il background di questi portali in realtà è un grande sforzo implementativo, che è il cosiddetto sistema informativo integrato, un oggetto su cui l'autorità ha investito ormai da molti anni e che rappresenta un nodo informativo di valore assoluto, credo uno dei pochi esempi a livello anche internazionale di concentrazione di queste informazioni, che ha reso molto più resiliente tutta la relazione tra i fornitori e i consumatori, tanto da aprire anche a nuovi modelli di misure, a nuovi modelli, diciamo così, di erogazione di servizi abilitati dai cosiddetti contatori 2.0, rimanendo nel settore energetico. Naturalmente l'altro tema è quello informativo da parte dei fornitori, che si esprime in primis attraverso, diciamolo volgarmente, le bollette, quindi tutti i meccanismi di comunicazione che passano attraverso questo potente strumento, potente e complesso al tempo stesso, e quindi di qui l'attenzione forte di questa autorità a fare in modo che gli elementi informativi che stanno all'interno di questo strumento siano il giusto bilanciamento, di nuovo, vedete, torna sempre questo tema di giusto bilanciamento, tra completezza informativa e capacità, semplicità nella interpretazione. Va da sé naturalmente che in questo contesto tutta la tecnologia digitale fornisce potenti strumenti per la semplificazione di questi dati, di questi flussi informativi, offre al tempo stesso importanti rischi di cui bisogna essere consapevoli nel momento in cui si regolano questi settori. Lasciatemi rapidamente fare un cenno ai temi della qualità dei servizi, perché la qualità dei servizi è l'altro pilastro fondamentale. Il consumatore lo proteggiamo anche garantendo una evoluzione positiva e un sempre miglior rapporto costo-beneficio dei servizi di cui usufruisce. E da questo punto di vista credo che toccando i tre macro settori, qualità dell'energia consegnata, dell'energia elettrica, l'Italia ormai ha stabilmente uno dei migliori servizi elettrici in termini di qualità, e anche la regolazione si è cimentata per contrastare alcuni fenomeni legati alla evoluzione del sistema elettrico. Sapete che ormai la diffusione delle energie rinnovabili, la crescita dei punti di iniezione del sistema pongono sfide tecnologiche assolutamente rilevanti al sistema nel suo complesso, e noi cominciavamo ad osservare alcune piccole variazioni sulla derivata della qualità dei servizi, piccole cose ma sufficienti a far intervenire l'autorità per cercare di mitigarle, e lo strumento che noi abbiamo definito degli esperimenti regolatori sono quelli che hanno cominciato a permettere di ottenere un'inversione di questi indicatori nel giro di un paio d'anni nelle zone del paese più caratterizzate da limiti nella qualità. Il settore idrico, dopo diversi anni di lavoro su una matrice di indicatori di qualità
tecnica che poi aveva un riverbero tariffario diretto, ci ha fatto vedere quest'anno la prima inversione, direi, storica nella qualità, e prendo un solo indicatore, che tanto dei 6-7 che si potrebbero citare, quello delle perdite. Il dato medio nazionale ha registrato per la prima volta un'inversione piccola ma significativa dell'andamento. Abbiamo cominciato recentemente con la qualità, scusate, con la regolazione del settore dei rifiuti urbani, come sapete, e uno dei primi atti dopo l'avvio naturalmente della regolazione dei tariffari è stato proprio quello della regolazione della qualità della gestione del servizio, che avrà la sua applicazione a regime a partire dal gennaio del 2023. Naturalmente non abbiamo ancora informazioni di dettaglio, ma i riscontri li vedremo nei prossimi anni. C'è un tema naturalmente che mi preme richiamare, ed è quello poi in generale della qualità commerciale e contrattuale dei servizi. Su questo è stata evocata più volte nel corso di questa mattinata il tema della collaborazione tra le autorità. Io credo che questo sia un tema fondamentale, assoluto. Ogni tanto faccio una battuta: le autorità sono indipendenti, ma non per questo non interdipendenti, nel senso che la collaborazione, nel senso di una capacità di sviluppare la corretta interpretazione di come percorrere un filone, poi ognuno interpretandolo nelle proprie ambiti di attività e con le proprie competenze, rimane un capisaldo. Credo che per quanto ci riguarda la collaborazione con tutti i colleghi sia molto efficace, e naturalmente poi sono i punti di contatto quelli che dobbiamo saper sempre gestire in maniera efficace, in maniera che consentano la velocità nell'avanzamento dei singoli procedimenti, che è un tema che ha forse, il tempo non è una variabile indipendente, ha esso stesso una rilevanza significativa. Lasciatemi citare il tema delle controversie, della risoluzione delle controversie. È un tema naturalmente a cui dedichiamo molto sforzo, è un tema che ormai, credo da 10 anni, si svolge regolarmente attraverso applicativi web che hanno reso molto più facile l'utilizzo dello strumento. Ormai da un paio d'anni abbiamo rilasciato anche le applicazioni mobile, sia per telefono che per tablet. Questo rende molto più semplice evidentemente l'interazione, perché ormai da consumatori digitali evoluti, magari un po' inconsapevoli di altri aspetti, ma sicuramente molto consapevoli di come utilizzare gli strumenti tecnici, trasmettere una bolletta, trasmettere una scansione di un documento, eccetera, avviene tutto molto più facilmente attraverso queste potenti piattaforme. La cosa rilevante è che sono circa 15.000 i procedimenti che sono stati gestiti nel 21 completamente su piattaforma web. Sapete benissimo che l'autorità, sin dalla legge istitutiva, ha la capacità di intervenire con sanzioni, impegni, quando vi siano violazioni della regolazione. Non mi soffermo sui dati che trovate, sono facilmente riscontrabili sul nostro sito. A me preme richiamare qui come i proventi di queste sanzioni vadano ad alimentare un fondo sanzioni che permette una utile attività con le associazioni dei consumatori. I progetti, adesso mi spiace che sia andato il Vice Ministro, ma questo è un tema, è un ambito su cui noi abbiamo molto investito. I progetti, le attività che sono state sviluppate grazie a questo fondo sanzioni sono elementi di grande qualificazione anche della rete dei soggetti dell'associazione di consumatori, che possono così crescere complessivamente in un tema che sicuramente non ha la semplicità, quello soprattutto del settore energetico, alla base delle proprie caratteristiche. E infine lasciatemi richiamare un tema anche di grande attualità, che è quello dei bonus sociali. Sapete che ormai da anni l'autorità gestisce questo meccanismo dell'erogazione di bonus per il settore energetico, per il settore idrico più recentemente. La cosa che credo interessante richiamare è che dal 2021 questo meccanismo dei bonus sociali si è automatizzato,
è stato un percorso in cui anche la collaborazione tra autorità ha avuto qualche elemento di lavoro importante, però adesso i dati più recenti ci indicano in circa 2,5 milioni di famiglie che hanno accesso al bonus elettrico, 1,5 milioni di famiglie che hanno accesso al bonus gas, e anche il bonus idrico, caratterizzato da complessità ulteriori perché la numerosità degli operatori sul territorio ha richiesto una fase ancora più articolata nella definizione di tutti i vari adempimenti e le vari passaggi necessari per garantire soprattutto il rispetto della privacy degli utenti, vedrà la sua conclusione a marzo di quest'anno. Nel giro ormai del prossimo mese sarà possibile procedere con le erogazioni naturalmente delle pendenze 2021 e poi entrare a regime con il meccanismo del 2022. Questo è il panorama, che chiudo rapidamente con qualche considerazione che un po' mi è stata stimolata anche dalle tante cose ascoltate oggi. Credo portiamo a casa tutti elementi di riflessione ulteriori. Della collaborazione tra di noi ho già detto, e di questo chi mi conosce sa che sono fattivo animatore. Credo che sia importante, è emerso molte volte il tema di un consumatore che in alcuni settori cambia un po' la sua pelle e assume una caratteristica differente. Credo che nell'energia questo sia stato un elemento quasi antesignano, perché il prosumer nasce con la forma di energia di generazione di energia distribuita, il produttore che si fa consumatore, e ha trovato oggi un'applicazione che sarà uno dei grandi challenge che affronteremo e a cui abbiamo dedicato spazio specifico nel quadro strategico prossimo, quello delle comunità energetiche, in cui il consumatore sarà inserito in meccanismi in cui la tutela e la possibilità di esprimere i propri diritti trovano gradazioni differenti. Ascoltavo adesso il Presidente Stanzione richiamare quasi l'ingresso in un rapporto tra pari. Io credo che forse dovremmo trovare una gradazione ancora intermedia, perché la simmetria informativa tra il grande produttore di energia e il partecipante a una comunità energetica naturalmente sconta ancora delle differenze rilevanti, ma questo è esattamente un terreno su cui molte riflessioni dovremo svolgerle, perché quella delle comunità energetiche è uno spunto ed è uno stimolo a cambiare una parte non trascurabile dell'impostazione del sistema energetico. Non posso non citare il tema dei big data, l'abbiamo sentito emergere un po' ovunque. È un tema che evidentemente rileva molto per il settore dell'energia, perché quella descrizione comportamentale di cui noi siamo protagonisti nella nostra attività quotidiana è una descrizione comportamentale delle nostre informazioni energetiche di cui siamo un po' meno protagonisti, perché queste sono informazioni che in qualche maniera lasciamo come una striscia, diciamo così, informativa, avendo un po' meno controllo e percezione, e quindi quello è un ambito su cui sicuramente l'attività di presidio, di attenzione, è importante svilupparla con grande attenzione. Naturalmente ci sarebbero tantissimi punti da toccare, e però un passaggio di cronaca credo che sia inevitabile. Noi adesso stiamo conoscendo un momento e una situazione in cui i consumatori si confrontano con variazioni del sistema di riferimento che sono non solo eccezionali, ma probabilmente storiche, e lo facciamo sull'onda di una fase in cui due anni di anomalia Covid, due anni di anomalia che ci ha fatto decelerare fortemente e poi riaccelerare altrettanto fortemente, adesso si scontra con una situazione che francamente probabilmente nessuno di noi si sarebbe aspettato di dover rivivere in Europa dopo quasi 70 anni. E allora è naturale che molti dei modelli, dei meccanismi che abbiamo elaborato in una dinamica
anche di modifiche prospettiche rilevanti, ma con un business as usual di fondo che inevitabilmente ci confidava in un certo tipo di comportamento, si pone di fronte a nuove sfide, a nuove capacità di intervento anche estremamente rapide, che hanno bisogno di un monitoraggio. La prima cosa di cui bisogna riuscire ad essere, di cui bisogna riuscire ad avere disponibilità, è una comprensione chiara delle dinamiche. Ricordo nella fase Covid la nostra prima preoccupazione, ma so anche di tanti colleghi, era quello di tenere monitorato l'andamento della situazione. Stavamo verificando una contrazione dei consumi mai vista precedentemente per effetto del lockdown, era fondamentale capire come si stava distribuendo nel settore industriale e nel settore domestico. Adesso, al contrario, in questo caso con un'accelerazione non più dei consumi ma dei costi, dobbiamo avere la stessa capacità di monitoraggio, dobbiamo avere visibilità delle informazioni, perché decidere per deliberare conoscendo è evidentemente la cosa più rilevante e importante. Noi come autorità abbiamo sviluppato una task force specifica per ragionare proprio su quegli elementi della regolazione che più rapidamente vanno verificati per essere in grado di mettere in condizione il sistema di operare nelle condizioni eccezionali, ma comunque in grado di ripristinare un comportamento, ho quasi paura a dirlo, normale dopo la fase di crisi, perché tutto quello su cui noi ci appoggiamo è il patrimonio di un'evoluzione di conoscenze, di capacità regolatoria che dobbiamo far portare attraverso l'emergenza, ma non distruggerne l'emergenza, perché ci sarà un dopo e a questo dopo dovremo arrivare preparati. Grazie. Grazie a Stefano Besseghini. Io ringrazio tutte le autorità che sono intervenute e con le quali la Commissione ha già instaurato un rapporto di collaborazione, di audizione, di lavoro insieme fattivo, e mi auguro che questo possa continuare. Abbiamo esaurito la nostra scaletta, ma il bello della diretta, se mi concedete veramente un minuto al massimo di attenzione, c'era la possibilità da parte delle associazioni di consumatori di fare un brevissimo saluto. Prego. Vi ringraziamo per la vostra presenza, ringraziamo anche i colleghi commissari che sono stati presenti. In questo momento sono riprese le votazioni, quindi abbiamo proprio esigenza di stringere i nostri lavori anche per permettere ai vicepresidenti di poter raggiungere l'aula e partecipare alle votazioni. Prego. Bene, grazie Presidente dell'opportunità, il saluto da parte delle associazioni consumatori, il ringraziamento a lei per questa giornata che, come detto, speriamo venga istituzionalizzato. Il ringraziamento anche alle autorità con le quali, voglio dire, dialoghiamo e collaboriamo per quello che è possibile fare nella situazione data. Io ho ascoltato molte cose interessanti, dove quasi tutti lo hanno rilevato, il soggetto debole sono proprio i consumatori che noi rappresentiamo. E quindi ci aspettiamo che, diciamo, l'intervento legislativo vada in questa direzione per rafforzare i poteri, che la giornata appunto non sia solo celebrativa, perché abbiamo delle famiglie stremate e delle imprese che hanno grandi difficoltà. Da questo punto di vista, appunto, nel momento in cui sia l'aspetto legislativo sia i poteri che dovremmo di più avere come associazioni, ma abbiamo bisogno anche noi, come diceva il Presidente Frattin, di rivedere l'assetto. Parte domani il nuovo CNCU, e domani porremo una delle priorità, è proprio quella dei costi energetici e dell'aumento dei prezzi, e quindi sarà uno degli elementi su cui concentreremo l'attenzione. Quindi ci aspettiamo che si vada in questa direzione e che la tutela sia sempre migliore, perché i consumatori, come è stato detto, sono persone prima di tutto e famiglie. Grazie. Ringraziamo Carlo De Masi, grazie, grazie anche, buon lavoro per la ricostituzione del Consiglio Nazionale degli Utenti e Consumatori. Noi poi anche in Commissione
avvieremo, mi auguro presto, la fase che non poteva iniziare prima della ricostituzione del Consiglio nazionale di ascolto delle associazioni ivi rappresentate. E l'augurio con cui ci lasciamo oggi è che questa sia la prima di una serie di giornate celebrative che rimangano così nell'agenda della Camera anche a fronte della realizzazione dell'istituzione della giornata, e che comunque continui in maniera serrata e collaborativa il confronto sulla tutela dei diritti dei consumatori, che ripeto, in questo momento la complessa macchina della tutela dei diritti dei consumatori non può permettersi di rallentare il funzionamento dei propri motori, deve viaggiare con i motori a tutta forza, perché non si può aggiungere al calo, al caro prezzi, all'aumento delle materie prime, alle conseguenze che inevitabilmente avverranno a seguito delle sanzioni, dello scoppiare del conflitto, eccetera, quindi a elementi geopolitici e a elementi di mercato, diciamo, non possiamo aggiungere a questo ulteriori violazioni dei diritti dei consumatori, che siano relativi a truffe, comunicazioni mendaci e tutta la quantità di temi che conosciamo e che avete chiaramente in maniera molto efficace rappresentato da questo palco. Grazie per la vostra presenza e buon lavoro a tutti voi.